Hai visto questa qua? Oh, questa qui, mi piace. Da leccarsi le dita. Questa è bella, cioè, tu, guarda, una roba. Dai, mettiti comodo che te la racconto un attimo, poi andiamo a farci un giro, dai. Oh, ma fidati, va. No, stai, stai, stai. La versione con la ruota da 21 pollici più accessoriata di sempre. Costa 16.000 euro tondi tondi e offre tutto ciò che potete immaginare. La Rally normale è già golosa in termini di dotazione, diciamolo, insomma. Offre 4 riding mode, la BS Cornering, la forcella Showa completamente regolabile e il bellissimo cruscotto da 7 pollici. Ma con la Pro arrivano in più tutti gli elementi che fanno libidine. Gli elementi protettivi per il motore, quello inferiore, quelli tubolari laterali e quello per il doppio radiatore di raffreddamento. Inoltre, ecco qua, doppio fanalino anteriore, che fa tanta avventura, molto bello, naturalmente a LED, e poi il piatto forte, il cambio elettronico, sia in salita sia in discesa di rapporto e due riding mode aggiuntivi rispetto ai quattro della Rally. Compare infatti l'Offroad Pro e la mappa Rider, quest'ultima completamente configurabile dal pilota. Queste le dotazioni principali e più succulente della Rally Pro, ma fidatevi, borsone a parte, non manca davvero nulla, compreso per esempio la sella e le manopole riscaldate o il monitoraggio della pressione. C'è tutto, anche sulle dei pneumatici. Il design è partorito dalla mano di Rodolfo Frascioli, assolutamente azzeccato. La moto piace, la linea è sofisticata, moderna, atletica, ma soprattutto la qualità percepita è molto molto alta. Ogni dettaglio è curato, ogni superficie metallica o plastica trasmette preziosità. Il capitolo motore vede la novità degli scopi regolari, il 3 cilindri di 888 cm3 lavora quasi come un bicilindrico, in basso 80 coppia, ma senza rinunciare a un bel allungo, anche se la potenza massima di 95 cavalli arriva a circa 1000 giri in meno rispetto alla precedente. La coppia è pari invece a 87 Nm a 7250 giri, un po' tardi. La ciclistica conta su un robusto telaio a traliccio in tubi d'acciaio e sospensioni dalla lunga escursione, ben 240 mm per la forcella Showa totalmente regolabile e 230 mm per la ruota posteriore. Il mono tra l'altro consente la regolazione manuale del precarico e la regolazione del freno idraulico in estensione. Splendidi i freni anteriori con pinze monoblocco Brembo e doppio disco da 320 mm, dietro invece lavora il classico monodisco da 255 e pinza frontale Brembo. Mondo dell'avventura mi piace, ragazzi, e questa Tiger Rally Pro sembra nata per fare l'occhiolino a questo mondo, quindi non ci resta che cambiarci un attimo e vivere questa avventura con una pro, insomma una pro vera. Questa cosa è molto pro. La Tiger si muove piuttosto agile. Ricordiamo che il peso a secco è di 201 kg, non male davvero, perché comunque le dotazioni sono tante e ricche, ma soprattutto il peso è stato spostato un tantino più in basso, il motore è leggermente più basso ora, senza sacrificare però la luce a terra che rimane piuttosto alta, quindi anche in ottica off-road ci siamo. Nel complesso città la moto è piacevole perché finché subito nel traffico è facile essere agili. Insomma, la moto può essere utilizzata un po' per tutto, anche per andare a prendere il ragazzuolo a scuola. Sì. Bettino! Ciao Ciccio! Con gli scoppi irregolari praticamente lavora come un bicilindrico. Gli scoppi sono ravvicinati. Primo e terzo cilindro scoppiano vicini e il secondo dopo, quindi lavora come un bicilindrico. Ricordatelo a scuola però, eh. A parte
appena fuori porta si apprezza ancora di più la stabilità e la posizione di guida ben azzeccata. Anche la sella è molto comoda, il che lascia ben sperare anche per i lunghi trasferimenti. Protezione aerodinamica è buona per la zona del casco, mentre è un po' meno protettiva per le spalle. Allora, la Tiger nell'Exurbano, ottima moto, molto stabile, ben piantata sulle ruote. Solo quando volete affondare un po' nelle staccate, la lunga escursione delle sospensioni chiaramente crea un effetto un pochino troppo, un beccheggio un pochino pronunciato, ma siamo nel mondo dei compromessi. La moto assolutamente vincente anche sulle strade medio veloci, nei curvoni è fantastica, e la ruota anteriore da 21 sinceramente non crea nessun tipo di problema. Erogazione super gustosa, dai 4.000 ai 7.000 giri è veramente fantastica, uno zucchero. Diciamo che c'è solo qualche vibrazione ad alta frequenza, si avverte un po' sul manubrio, ma niente di grave, e la moto è veramente godibile, ha un'erogazione dei medi che sono straordinari, davvero bello. Ed è qua che emergono tutti i vantaggi della ruota anteriore da 21 pollici e le sospensioni dalla lunga escursione. La moto è davvero stabile, digerisce senza nessun affanno tutti gli ostacoli che la guida in fuoristrada le propone. E grazie alle mappe dedicate la risposta del gas è dolce ma vigorosa. Nonostante la grande potenza frenante dimostrata su asfalto, il feeling sul reparto freni, anche in condizioni di scarsa aderenza, è decisamente eccellente. Insomma, gomme a parte, non manca nulla per divertirsi lungo i numerosi tragitti e le varie motocavalcate dedicate alle cosiddette bicilindriche, anche se questa di cilindri ne ha tre. Come va questa moto in fuoristrada? Beh, l'abbiamo visto, nonostante le gomme assolutamente stradali, perché purtroppo è mancato di un soffio il cambio di pneumatico, ma vabbè, la moto ha dimostrato di essere completamente agile in ogni terreno, l'abbiamo vista muoversi su un sottobosco anche un po' fangoso, sul duro molto molto buono, assolutamente assetto pregevole, motore dall'erogazione subito pronta, la mappa off-road pro stacca tutto, quindi se volete divertirvi solo col polso destro siete ben accetti. Il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, nel caso fatelo girare, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao.